Forse sarà capitato anche a voi di non riuscire a fondere bene l'argento. E allora io vi propongo di creare un fornetto, possibilmente con dei mattoni di tipo refrattario, magari morbidi, non proprio cementizi come questi. Ma insomma, quello che avete in casa è che sia appunto materiale refrattario. Si tratta di costruire una casetta, un fornetto che contenga il crogiolo, quindi a misura del vostro crogiolo, e che permetta di concentrare il calore ed evitarne quindi anche la dispersione. Nel mio caso è stato sufficiente dividere a metà queste due piastrelle ed avevo le misure corrette. La parte più difficile, nel mio caso sempre, è stata quella di tagliare queste due piastrelle non avendo a disposizione una mini sega circolare o un seghetto alternativo che oramai è morto. Quindi ho utilizzato l'archetto orafo, ho utilizzato un archetto da traforo, poi di nuovo quello orafo, poi ho inciso delle linee, una linea di taglio sperando di creare un punto di debolezza per rompere il mattone, ma non c'è stato nulla da fare. Ho fatto delle forature, un po' come quei fogli che poi strappi, avete presente, tipo bolletta dell'Enel. Poi ho fatto ricorso, per ultimo, al martello e qui ho creato, diciamo così, vari pezzi. Allora, ecco qui i vari pezzi che ho composto in modo da creare appunto il fornetto. Ho fatto varie prove perché le superfici combaciassero al meglio, quindi ci fosse minore dispersione di calore e maggiore concentrazione della stessa, come vi dicevo prima. Queste sono varie prove, dopodiché chiuderò tutto quanto una volta trovata la quadra del cerchio, parlando in termini geometrici. Chiuderò tutto con del fil di ferro, che è quello che state per vedere nella prossima clip, che è questa. Il fil di ferro chiude la parte posteriore della struttura. Vi mostro come entri facilmente il crogiolo e adesso, ponendo questa struttura sopra ad un girevole, vi faccio vedere come l'ho fermato con il filo di ferro, del semplice filo di ferro. C'è un pezzettino di mattone che avanza da un lato, ma insomma, ecco qui l'argento che si fonde piuttosto facilmente perché c'è calore, vedete? Mi raccomando, non toccate nulla, non toccate con le mani nemmeno la base di tutta questa struttura perché è tutto bollentissimo e direi che è quello che vi dovevo dire. Spero che vi piaccia, ci vediamo al prossimo video.